Ciao ragazze, oggi prepariamo una ricetta per i nostri boys. Si tratta di una crema dopo barba naturale fatta in casa. I prodotti post rasatura possono essere tranquillamente preparati in casa, ci permettono di risparmiare un pochino e di prenderci cura nel modo migliore della nostra pelle. Di solito al termine della rasatura la pelle rimane liscia e curata, però ci sono alcune persone che hanno una pelle molto sensibile, per cui si ritrovano al termine della rasatura ad avere tutto un arrossamento. Il dopobarba quindi deve contenere ingredienti lenitivi e rinfrescanti proprio per reidratare la pelle, renderla morbida ed elastica e appunto alleviare questi rossori. Questa crema è facilissima da preparare. È davvero semplice, è molto profumata e lascia la pelle liscia e morbida. Devo confessarvi che io ho delle cavie umane, tra le quali mio marito Angelo, povero, che testano un po' i miei prodotti perché voglio essere sicura che le cose che poi vi propongo non diano fastidio, non arrecchino dei danni, dei problemi. Tra queste c'è anche mia mamma che è molto allergica. Comunque, i prodotti per i boys li testa tutti mio marito. Lui ha una pelle molto sensibile. Prima di utilizzare questa crema, al termine della rasatura aveva proprio tutto uno sfogo, un rossore sotto il collo. Adesso, da quando utilizza questa crema, questo problema non c'è più, non sussiste più e vi posso assicurare che la crema funziona veramente. Gli ingredienti che sono contenuti in essa sono il burro di karité, l'olio di cocco, l'olio di oliva, l'olio essenziale di menta e il bicarbonato di sodio. Il burro di karité è ricco di vitamine, ha proprietà nutrienti, antiossidanti, lascia la pelle morbida e elastica e ha anche un effetto anti-age. L'olio di cocco, che al momento si presenta ancora in forma solida, ma durante la stagione più calda si trasformerà in un olio liquido. Anche lui proprietà nutritive, è ricco di vitamine, riduce in modo significativo la disidratazione della pelle e è utilizzato per curare la pelle secca e danneggiata. L'olio di oliva, io in questo caso ho utilizzato l'olio extravergine, che è quello che produciamo nel nostro oliveto, però voi potete utilizzare un olio d'oliva normale. Ha proprietà antiossidanti, protegge dall'azione nociva dei radicali liberi, previene gli effetti dell'invecchiamento. È un olio molto emolliente che nutre la pelle in profondità. Poi abbiamo l'olio essenziale di menta. Io ho utilizzato questo, ma voi potete utilizzare qualsiasi olio essenziale a vostro gradimento. L'olio di menta io l'ho utilizzato perché è rinfrescante, ha proprietà antibatteriche, antinfiammatorie, antipruriginose. E ricordiamoci sempre comunque che gli oli essenziali non vanno mai utilizzati puri sulla pelle, quindi neanche l'olio di menta, ma veicolati nei burri e negli oli. E in questo caso l'olio di menta bisogna stare attenti a non utilizzarlo vicino agli occhi, quindi nel contorno occhi. Però la crema da barba nel contorno occhi non lo utilizziamo, quindi siamo a posto. Poi c'è il bicarbonato di sodio, che è uno dei migliori alleati della pelle, grazie alla sua azione pulente e rigeneratrice. E inoltre ha un costo molto basso ed è facilmente reperibile. Vediamo insieme gli ingredienti che ci servono per preparare la nostra crema dopo barba fai da te. Allora, innanzitutto la bilancina di precisione, d'accordo? Non possiamo farne a meno perché ci serve per misurare piccole quantità in modo preciso. Allora, il burro di karité, l'olio di cocco, l'olio extravergine di oliva, io si può usare anche l'olio di oliva normale, io uso l'extravergine perché è quello che produciamo noi nel nostro oliveto, quindi biologico puro al 100%. Poi il bicarbonato di sodio e questo che è l'olio essenziale di menta. Io ho utilizzato questo olio essenziale, però poi voi potete usare il patchouli, quello che desiderate, che vi fa più piacere, la fragranza che più preferite. Sciogliamo a bagnomaria il burro di karité e l'olio di cocco. L'olio di cocco ha ancora una consistenza abbastanza solida, poi d'estate diventa liquido. L'olio di cocco vedete che si scioglie subito, mentre il burro di karité ci mette un pochino più di tempo. Ecco, burro di karité e olio di cocco si sono sciolti. Adesso andiamo a porli in un recipiente. Aggiungiamo l'olio di oliva, l'olio extravergine di oliva,
Poi mettiamo 2 o 3 gocce di toccoferolo, vitamina E. Serve per non far irrigidire gli oli e i burri, e poi aggiungiamo ancora l'olio essenziale di menta, 9 gocce. Ok, diamo una mescolata, un profumo buonissimo. Infine, come ultimo ingrediente, aggiungiamo il bicarbonato di sodio e mescoliamo bene per far amalgamare tutto. Dopo che avremo mescolato, riporremo il preparato in frigo per 2 ore, per farlo almeno 2 ore, per farlo raffreddare e solidificare. Eccoci, abbiamo tirato fuori il nostro composto dal frigo, ha un profumo buonissimo da mangiare. A questo punto lo mescoliamo bene con le fruste elettriche per renderlo liscio e cremoso. Ecco, vedete che bella consistenza che ha? Sembra quasi della panna montata, guardate che meraviglia. Adesso andiamo a inserirlo in un contenitore con la chiusura ermetica, col tappo ermetico. Io ne utilizzo uno di vetro, voi potete utilizzarlo di plastica. Ricordatevi sempre, prima di inserire i prodotti dentro i barattoli, di sterilizzarli con dell'alcol sopra un piccolo pezzettino di cotone e poi lasciare evaporare in modo che vada via l'alcol, proprio per togliere, per disinfettare. State a vedere, eh? Vi faccio vedere come quando lo si tocca, come vedete la consistenza, come è solido, è morbido, ma nel mentre è solido, sembra un burro, ecco, da quell'idea lì del burro. La nostra crema dopo barba ha una consistenza fantastica, un profumo buonissimo. Volevo dirvi questo: se la temperatura esterna è troppo elevata, potete conservare la crema dopo barba in frigo, altrimenti si smonta. Nel caso dovesse smontarsi e non avere più questa consistenza, potete tranquillamente sbatterlo di nuovo con le fruste elettriche. Queste diciamo sono un po' le raccomandazioni che vi volevo dare. Un'altra cosa, essendo un prodotto naturale senza conservanti se non la vitamina E e il toccoferolo, vi consiglio di utilizzarlo entro 3 mesi, di toccarlo ogni volta con le mani perfettamente asciutte per evitare che si formino delle muffe. Anche le signore possono utilizzarlo dopo la rasatura, eh? Vedrete che vi troverete anche bene anche voi. Eccoci qui, la ricetta è terminata, avete visto, semplicissima da fare e vedrete che avrete degli ottimi risultati. Fatemi sapere se vi è piaciuta, se avete delle domande io sono qui a vostra disposizione. Se vi è piaciuta mettete un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao ciao, buona serata a tutti!